Amici di Sport a Chilometro Zero e USD Docelegnaia, bentornati in questo nuovo video. Siamo qui oggi in diretta dal campo sportivo Giulio Bacci con Silvano Baldassari, presidente dell'Audace Legnaia. Silvano, questa è un po', diciamo, un'intervista di fine anno perché molte delle tue squadre hanno già sparato le proprie cartucce sui campi da gioco e buona parte dei campionati sono finiti, per cui ti farò delle domande, in principal modo relative anche all'andamento di queste squadre. Poi alla fine ci sarà una novità importante da annunciare, un'iniziativa che vedrà coinvolte il Legnaia e il Ponte Rondinella Marzocco. Silvano, partiamo dalla prima squadra, la prima squadra che è Navi. Nelle zone basse della classifica ci sarà l'ultimo impegno questa domenica sul campo dell'Atletico Impruneta, anche se c'è già la certezza quasi matematica che dovrà disputare i playout per non andare in seconda categoria. Sì, purtroppo siamo stati attori di uno scenario non particolarmente favorevole per noi. Non abbiamo avuto nemmeno fortuna, anche se parlare di fortuna non è che sia poi l'alibi, il primo alibi da portare diciamo, per giustificare questa che è la nostra posizione di classifica. Sicuramente abbiamo una squadra molto giovane, abbiamo una squadra che forse ha poca esperienza per fare campionati di questa categoria, perché come sapete la nostra squadra gioca bene al calcio, però a volte servono anche dei piccoli, chiamiamoli sotterfugi, chiamiamoli un po' come volete, però sicuramente insomma in queste categorie serve essere un pochino più cattivi, più pronti, più determinati, più decisi a fare certe piccole cose che i giovani ancora non sanno. Passiamo adesso, Silvano, alla categoria Juniores. Il discorso è tutt'altro perché l'obiettivo stagionale era quello di replicare, se non andare oltre, il quinto posto dell'anno scorso, e direi che l'obiettivo è stato centrato alla grande, in quanto il campionato è finito e i Juniores gialloblu si sono classificati secondi, guadagnandosi l'accesso anche per questa stagione alla Coppa Toscana. Questa squadra ha veramente disputato un ottimo campionato, ha trovato davanti una corazzata, come l'Africo, che non ha credo perso quasi mai, e per cui arrivare secondi è già stato un ottimo traguardo per noi, che insomma, giocatori, come sapete, noi li dobbiamo un po' prendere anche da fuori, non fanno parte, sì, una parte sono delle nostre squadre, ma non tutti. Per cui sotto la guida di Rivi, che devo ringraziare, ha fatto veramente grosse cose, siamo arrivati secondi e potremmo anche in fondo avere accesso al campionato regionale Elite, perché molto probabilmente verranno liberati alcuni posti, per cui le migliori seconde molto probabilmente andranno a formare questo campionato. Che dire di questi ragazzi? Niente, hanno cominciato fin dall'inizio, hanno macinato punti, ci hanno sempre creduto. Alcune partite siamo stati anche sotto, nonostante questo hanno saputo reagire e hanno sempre vinto. Ecco, questa la definirei una squadra di carattere, una squadra che ha saputo tirare fuori in tante occasioni anche le qualità che avevano dentro e i risultati si sono visti. Perfetto, passiamo adesso alle quattro squadre del settore giovanile. Silvano, secondo te c'è una fra queste quattro squadre che ti ha sorpreso in particolar modo? Sì, la squadra che mi ha sorpreso favorevolmente è la squadra del 2002, la squadra guidata da Tolossi, con il suo vice Lorenzo Carri. Si sono comportati veramente bene, sono arrivati quarti, hanno fatto un grande campionato, si sono trovati davanti squadre come Pontassieve e Dicomano, squadre, insomma, gruppi che venivano già da anni, giocavano insieme. Noi, come sapete, siamo ripartiti l'anno scorso rimettendo insieme questa squadra, per cui già per noi il quarto posto è un buonissimo risultato. E per quanto riguarda invece la scuola calcio, c'è da dire che sotto la direzione di Giancarlo Brogi il progetto sta continuando favorevolmente, si sta portando avanti un lavoro sempre più buono da 2 anni or sono. Sì, è vero, Brogi da quando è arrivato sta veramente facendo un gran bel lavoro qui. E addirittura quest'anno faremo dei centri estivi in collaborazione con Corrado Ingenito, che lavora al Centro Federale di Coverciano, a
abbiamo già anche diverse iscrizioni, saranno nelle settimane di giugno e le prime due di luglio. E abbiamo già, insomma, pensiamo già di poter fare un consistente numero per fare questi centri estivi che saranno qui da noi sia la mattina che la sera. Questi centri estivi saranno anche, diciamo, una prosecuzione di quelli che si sono svolti l'anno scorso, però più che prosecuzione direi ampliamento, anche perché c'è questa collaborazione da tempo, specialmente per quanto riguarda la scuola calcio, con degli istruttori qualificati XEN. Sì, sì, è vero. E ci saranno, continuerà ancora questa collaborazione. L'anno scorso, diciamo, per noi è stato un trampolino di lancio perché non li avevamo mai fatti. Sull'onda dell'esperienza passata, quest'anno ci stiamo migliorando notevolmente per tutte le cose che faremo, perché insomma dalla mattina alla sera faremo un po' di tutto, oltre che la ristorazione per i bambini faremo anche dei giochi che non sono solo calcio, ma sono un divertimento un po' generale che forse alla fine della stagione non dispiace nemmeno ai ragazzi. Passiamo adesso all'ultimo argomento di questa intervista, la novità principale da annunciare, una collaborazione fra Audaci Legnai e Ponte Rondinella Marzocco per quel che riguarda il torneo Saramilo. Silvano, spiegaci in dettaglio in che cosa consiste, ti do carta bianca. Il torneo Saramilo viene organizzato in collaborazione con il Ponte Rondinella in memoria di questa ragazza uccisa da un pirata della strada, ragazza giovanissima tra l'altro, per cui noi faremo questo torneo dedicando a lei queste partite, perché vogliamo, se possibile, sensibilizzare i giovani a questo tipo di crimini che avvengono sulla strada. Vorremmo, anche se non è che noi abbiamo poi un pulpito dal quale possiamo decidere cosa fare, vorremmo l'attenzione nel bere, l'attenzione nel prendere altre sostanze, quando soprattutto uno ritorna a casa la sera, dopo essere stato in discoteca, perché giustamente in discoteca un ragazzo deve andare. Quindi faremo anche una cosa di sensibilizzazione, chiamando le forze dell'ordine, i vigili urbani, che ci spiegheranno un po' quali sono i tassi alcolici da evitare, quali sono le cose da seguire per avere, insomma, per essere più tranquilli nel momento in cui uno ritorna a casa. Le date sono 6, 13, 20, 27, alternate fra Ponte Rondinella e Audaci Legnaia. La finale sarà qui ad Audaci Legnaia con la presenza dell'assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci. Avremo, penso, anche altre personalità che vi diremo poi in seguito, e speriamo veramente di fare una cosa, una bella cosa proprio in memoria di queste ragazze, per, ripeto, sensibilizzare ancora le nostre comunità, i nostri ragazzi e tutti quelli che circolano sulle strade. Quindi una manifestazione calcistica con uno sfondo prettamente morale. Sì, esatto. Ora noi siamo abbastanza dediti alle questioni morali. Ripeto, non è che mi voglia arrogare il diritto di giudicare e decidere quello che è. Però noi cerchiamo di insegnare anche ai nostri ragazzi quello che dovrebbero fare per evitare sia, non so, l'alcol, l'uso smodato di queste sostanze, di queste, che poi li porta ad avere, non so, incidenti, ad avere... Ora noi cominciamo già fino dai piccoli, ai giovani, ai ragazzi, perché noi abbiamo anche ragazzi di 30 anni e giovani nelle nostre categorie, per cui insomma, l'opera di prevenzione... Sì, cominciamo fin da piccoli, però ce l'abbiamo anche su nelle squadre dei più grandi, tipo il mio adesso, prima squadra. Perfetto, grazie mille Silvano, direi che per questa intervista è tutto, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Voi di Sport a Chilometro Zero e questo di Audaci Legnaia, continuate a seguirci, vi diamo appuntamento nel prossimo video.